Buongiorno, anzi buonasera, sono le 3. Buonasera ragazzi e ragazze. Allora, video prodotti. So che ho promesso di fare video brevi, ma mi sono lasciata scappare la mano e ho parecchi prodotti da recensire, quindi vado veloce veloce nella prima parte, cioè i finiti e gli acquistati. Allora, ho finito questo smalto della Divina Makeup Beauty Manicure Nail Strong French. Era un curativo molto molto carino, si è tutto seccato e quindi lo tolgo da mezzo, è finito. Poi ho finito questo lip care della Stenom, crema labbra riparatrici, che è adorabile. Vedete, non è finito, era rimasto un po', l'ho dovuto squartare perché non riuscivo più a premere e far uscire il prodotto. Ho scoperto che ce ne sta un bel po', quindi quel poco che era rimasto l'ho travasato e l'ho messo in una piccola giara e l'ho usato a casa col dito. Poi acquisti, sono passata da nonna e mi ha dato questa bellissima pochette, come si dice? Non mi ricordo. Vabbè, così, molto carina. Dentro è anche imbottita, non è molto capiente, però è molto carina, anche da tenere esposta, mi piace un casino. Poi sono passata a comprare un po' di cosucce per i capelli, ho speso un bel po', devo essere sincera, perché alcune cose costicchiano. Comunque, iniziamo dal primo sacchettino, questo lo possiamo buttare. Allora, ho preso, vabbè, un semplice elastico di questi spugna sportivi, non per legare i capelli a coda, ma perché per me questo qua è troppo grosso, i miei capelli sono sottili e non mi piace l'effetto, ma per darmi, sorry, comunque per sostegno a uno chignon. Ho provato a farlo col calzino, come si è visto qua su YouTube, ma i miei capelli sono veramente molto sottili, quindi anche con un calzino color dei miei capelli, si vede il calzino e non mi piaceva. Sto parlando a mitraglietta. Comunque, ho preso questo. Poi, vabbè, due mollettine classiche gialle, ora che arriva la primavera, l'estate, sono carine. Io le porto sia singola, dietro così, che a doppio, mi piacciono molto. Poi, aiuto! Anche questo sacchetto, perché non mi dice, sono andata allo stesso negozio 2 volte perché mi ero dimenticata delle cose che volevo. Per non darvi, fa vedere 2 volte lo stesso prodotto, diciamo così, però con colori diversi. Ok, un elastico semplice, però con un fiorellino, sempre per, siamo in primavera, sono carini. Poi elastico per la palestra, vabbè, mi serviva. Mollettine, mollettine, dove iniziamo? Giuro che ho un po' esagerato. Ne manca una? No. Allora, iniziamo da queste qua singole, non accoppiate. Preso, vabbè, una gialla piccina, può essere sempre comoda, tirarsi i capelli. Poi più o meno lo stesso colore dei miei capelli. Non sono gialla, però si nota di meno. Poi questa qua triangolare su colori arancione, salmone, panna. È carina, poi la forma è molto simpatica, non l'avevo ancora vista. Poi questa qua ha forma di cuoricino rosa, c'ha anche un fiorellino, è carina, mi piace. C'ha i brillantini, è sfumata si sfuma verso il viola. Mi sono accorta che l'ho presa rotta. Sì. Questa parte qua manca la plastica con i brillantini. Vabbè, fa niente. Poi, ancora mollettine gialle, questa volta a forma di fiorellino con un brillantino all'interno. Mi piacciono un sacco queste qua, ne ho già un paio blu, se non sbaglio, sì, blu. Poi, 2 ferrettini così rossi con i brillantini, così a fermo così. A me piacciono un sacco, diciamo, un brusaglio per capelli, specialmente durante la primavera, l'estate, mi divertono molto. Poi 2 bianchi con un fiore, e bianco e argentato, anche dei glitter, dei brillantini, carini. E poi ne ho preso diversi colori, però sullo stesso modello. Allora, l'ho presi così, rossi, con un fiocchetto.
ho presi fucsia e rosa, sono un po' carini assai. E poi ho preso il classico nero, che si può mettere ovunque. Poi sono, hanno un sacco di glitter, brillantini, mi piacciono un sacco. Poi ho preso tre cerchietti, uno stretto classico nero molto comodo. Poi ne ho preso uno rosa e questo qua rosso e nero. Poi mamma è stata l'altra volta da Bottega Verde e gli hanno dato ovviamente un botto di campioncini e mi ha dato questi. Sono riso Venere, crema mani, nutrienti e lenitiva con estratti di riso Venere bio. Ok, grazie. Poi, sempre da nonna, mi sono fatta riprendere questi che sono un integratore alimentare per il benessere di unghie e capelli. L'ho usato anche l'anno scorso, più o meno nello stesso periodo, e mi sono trovata benissimo, quindi me li sono fatti riprendere per questo. Poi ho comprato una maschera viso purificante allo yogurt e kiwi. Queste qua, diciamo, queste bidose, cioè senza comprare il confezione enorme, perché ho fatto la pulizia del viso l'altra, questa settimana qua, e quindi voglio un attimo tenere pulito il viso un pochino più di tempo, e quindi l'ho presa, anzi me l'ha presa mamma questa. Poi ho, per il mio compleanno mi hanno regalato, a parte i dindini vari sempre graditi, vabbè, vestiario tipo maglietta, no, bella maglietta, un jeans, e prima hanno preso, mia zia ha preso questa borsa di Sarah Chules. Non è molto piccola, ma neanche troppo grande. A me questa è la misura che preferisco, devo essere sincera. Perché quelle grandi sì, mi piacciono per andare all'università, sono carine, ok. Però per uscire, quelle troppo piccole non riesco a mettere dentro neanche il portafoglio, perché uso un portafoglio abbastanza grosso, che è più o meno quanto questo. Dentro le pochettine te lo puoi scordare di inserirlo. Poi in più, vabbè, due cellulari, sigarette, accendino e chiavi, c'ho un portachiavi un po' esagerato, mi piacciono i portachiavi, quindi tipo ne ho una decina vicino e sono un po' scomodi. Comunque ha preso questa borsa, è molto carina, nera essenziale. La cosa simpatica è che le maniche, che sono abbastanza corte, però oddio, aspettate, lo riesco ad appoggiare anche sulla spalla, hanno questa particolarità che è agganciata a questi gancettini così, tutti e quattro lati. In più ha due anelli perché vi si può mettere, se lo faccio vedere, la tracollina, però non l'ho ancora utilizzato, come si può notare. Dentro è abbastanza spaziosa, molto comoda. Ha ovviamente gli spazi per i cellulari e una zip, una piccola apertura. Questa mi è piaciuta. Cosa simpatica è che quando si va a chiudere la zip avanti, rimangono questi due lembi, cioè sembra più grande di di quanto è capiente. Mi è piaciuta questa cosa. E poi da un'altra zia, stivali Nero Giardini. Allora, sono, a me piacciono un sacco, a mia mamma non sono piaciuti perché sono una linea molto, cioè, molto essenziale, non ha niente di trascendentale. È uno stivale nero classico basso. Oppola, l'unica particolarità, se si può dire, è qua il marchio fatto in questo modo, cerniera dietro. Ma la cosa che mi ha fatto morire è la suola. C'ha bandiera inglese, non l'avevo mai vista perché non ho mai comprato Nero Giardini. Ma sono di una comodità assurda. Anche all'università, ora che sto facendo ricerca per la tesi, quindi sto in biblioteca, faccio avanti e dietro per le riviste, i libri, eccetera, si vola che è una bellezza su queste scarpe. Ah, recensioni, quindi ora mettetevi calme e comode perché ho da parlarvi di un po' di prodotti. Iniziamo da uno smalto. Ho il foglietto con gli appunti. Allora, lo smalto in questione è questo, è un Deborah, il numero 161, quella della serie 7 Days Long. Smalto a tenuta perfetta, è questo bellissimo rosso, niente da dire sul colore, ma ho dimenticato lo scotch, non ve lo posso far vedere. Uffillalla, dove lo facciamo? Lo faccio su uno scontrino. Allora, parliamo dello scovolino.
Allora, lo scovolino sono 11 millilitri. Lo scovolino di questi, aspettate, lo voglio pulire. Di questi e dai, scusate, uno di questi qua piatti. Oddio, la goccia, ora mi sporcavo. Lo smalto in sé è molto molto liquido. Non so se ho anche la luce naturale, però non so se riuscite a vedere. Quando lo giro, comunque è molto liquido, veramente esagerato. Per me forse esageratamente, perché si rischia facilmente di far sticolare lo smalto sui lati delle unghie, quindi sporcare la pelle. Poi facciamo vedere il tratto. Faccio sullo scontrino. Questo è il colore sul bianco, lo so che non è molto, non si vede molto bene. Comunque è un bellissimo rosso, a due passate diventa il rosso del bottiglino, ma la prima passata è molto trasparente, anche se steso bene non si vedono le striature né niente, è molto facile non fare striature con questo tipo di smalto. Questo mi è piaciuto. L'asciugatura è nella media. Nel giro di un 5 minuti è bello che è asciutto, potete fare qualsiasi altra cosa. Ho da ridire sulla durata. Qua c'è scritto 7 giorni, perfetto. Ma de che proprio, ma de che. Io già giorno dopo mi si era sbeccato. Veramente è stata una delusione assurda. Non mi ricordo neanche quando l'ho pagato, però se io leggo scritto 7 7 days long. Sì. Smalta a tenuta perfetta. Io non voglio dire che mi deve durare una settimana senza top coat, ma almeno 5 giorni, sì, dai, 4 al massimo. Il secondo giorno era già da togliere e rimettere, veramente. Beh. Comunque andiamo avanti. Kiko. Allora, Glamorous Eye Pencil, la numero 403. C'è qualche altra cosa da dire? Prima di farlo vedere, è resistente all'acqua, lunghissima tenuta, alta pigmentazione e facile da sfumare. Allora, la matita si presenta così, classica matita di Kiko, è un color rossiccio ramato, è un pochino sporco, la punta è così, molto carina. Il tratto è questo, si vedono molti brillantini rosa sull'occhio, veramente assomiglia, sì, è un ramato rossiccio, non è proprio non è un ramato che dà sul marrone, ma è un ramato che dà sul rossiccio. Comunque è una matita che quando si asciuga non la smuovi più, ho avuto difficoltà a struccarla dopo un'intera giornata che stava sull'occhio. Fa un tratto preciso, come potete notare, si sfuma abbastanza facilmente, però perde parecchio di intensità, cioè poi da riapplicare, non fa quel bel tratto sfumato. Sfumata non mi piace molto. Cosa positiva è che asciugandosi quasi rapidamente non si stampa sulla palpebra e quindi non avete il rischio di trovarvi con la doppia linea di matita. Ok, poi fondotinta della Kioti Sparin a lunga durata, è questa, lunga tenuta. La sua texture setosa e leggera illumina la carnagione e assicura un risultato naturale e luminoso per tutta la giornata. Allora, la confezione è da 30 ml, si presenta così, ha l'erogatore a pompetta, positivissimo. Io ce l'ho nel color Naturel, no, Naturel, sì. 6 mesi dall'apertura, però di solito non mi ha mai dato fastidio, che ho già l'ho utilizzato. Ho utilizzato una colorazione diversa che era un sottotono rosa e quindi non mi trovo per quella, ma invece poi hanno aggiunto questa che è una colorazione neutra quasi a fondo giallo. Quindi mi trovo meglio. Allora, faccio vedere sulla mano.
Ah, comunque va shakerato prima di farlo uscire dal contenitore. Questo è il colore. Lo sfumo. Allora, prima acchito sembrerebbe una macchia di colore. Oh mio Dio, come fai a uscire questo? Allora, ho dovuto aprire al corriere, quindi sono passati un paio di minuti da quando l'ho steso e sfumato. E il colore è ancora abbastanza differente. Però vi assicuro che nel giro di 10 minuti forse si amalgama benissimo con la pelle. Questa non mi piace, questa cosa che ha bisogno di ossidarsi ha bisogno di tempo così lungo per ossidarsi e quindi per fondersi in maniera perfetta con la pelle. Ma non fa niente, cioè tutto il resto mi piace, cioè veramente non si sposta, rimane là, fermo e opaco, non lascia zone lucide, quindi occorre giusto un velo di cipria per non farlo scappare, però non serve la cipria non serve a opacizzare. E lì articola le parole. Comunque, mi è piaciuto su questo. L'unica cosa, ve l'ho detto, è ci mette troppo ad amalgamarsi, a ossidarsi a amalgamarsi con la pelle. Riuscirò ad azzeccare una frase compiuta. Comunque, ancora un altro smalto, lo potevo far vedere prima, va bene. Allora, della Be Up, questo è il trasparente con i micro glitterini, il numero 57. Allora, i glitterini sono multicolor, vanno sì, azzurri, viola, verdi, rosa, gialli. Così nella boccetta sembra bellissimo. Allora, prima di iniziare le cattiverie, facciamo le cose con calma. Scovolino, pennellino, come ti chiami? Allora, classico pennellino, no, non è classico, scusate, pennellino un pochino piatto, non troppo, cioè non è come il Deborah. Allora, poi facciamo vedere il colore, i brillantini. Lo appoggio direttamente sullo smalto di prima. Anzi, un poco e un poco, per farvi vedere come viene su un colore. Vabbè, sul bianco non si dà un Kaiser. L'ho messo sulla punta esterna, qua e sopra. Non so se si riesce a notare. Comunque l'effetto è molto carino, da tridimensionalità e spessore allo smalto, come se avesse il gel. Questa cosa è carina. L'unica cosa. Vabbè, facciamo le cose con calma, le cattiverie dopo. Si asciuga molto rapidamente, anche, però dovete metterne poco, perché se mettete uno strato troppo spesso non si asciuga neanche dopo 70 anni. Allora, cose negativissime di questo smalto. Ha una consistenza plastificosa, oserei dire. Non so se notate. È molto plastico. Mi sembra colla, devo essere sincera. Quindi questo cosa porta cosa comporta? Comporta che lo smalto lo strato di smalto con i brillantini diventa una pellicola dura, quindi che non lascia muovere, tra virgolette, l'unghia. La prima cosa che fa è inizia a fare quelle bruttissime crepe che si notano agli angoli, perché l'unghia comunque sotto, non voglio dire che balla, però si muove un pochettino. E quindi si fanno queste crepe. Poi, continuando a solidificarsi, tra virgolette, fa quella cosa bruttissima antiestetica che si alza, inizia ad alzarsi e se voi lo provate a tirar via tutto lo smalto che avete, sia lui che quello che avete messo sotto, sia la base. Togliete tutto, provate a mettergli anche un top coat per fissarlo, ma la soluzione è cioè alla fine dei conti è identica. Questa cosa non mi è piaciuta, è la prima volta che mi capita. Cioè, ne ho un altro della B-Up, il nero, col nero non mi è capitato. Anzi, dura un bel po'. Ma con questo, peccato. Sciocco.
prima volta che l'ho utilizzato, io sono rimasta malissimo. Io non so fare nail art, sono incapace, per l'ennesima potenza. Feci una base neutra e sull'unghia qua sopra cercai di creare tre cuoricini e sopra misi il trasparente con i brillantini. No, il terzo giorno probabilmente che l'avevo mi si è staccato, mi sono tolto i cuoricini in mano, sono rimasta malissimo. Uffa. Andiamo avanti. Mascara dell'Aleppo. Alla cera d'api, olio di germe di grano. Make up naturale, vediamo che cosa dice. Stop i test sugli animali. Good. Poi. Altamente protettivo e delicato. Nutre, fortifica le ciglia, rendendole morbide e setose. Niente più. Il mascara si presenta in questa confezione bianca da 10 ml. Questo è il classico, ne sono diversi modelli. Volumizzante, se non erro, allungante no. Ultra black e non mi ricordo qualche altro. Lo scovolino è di questi classici. Fatti aspirare con abbastanza spazio tra le sezioni di setoline che permettono quindi una stesura sulle ciglia non molto precisa, nel senso che non vi separa nettamente ciglia per ciglia, ma le separa a ciuffetti. Questa cosa mi piace o non mi piace, dipende dalle occasioni. Diciamo, di giorno non mi piace molto, però ormai ho questo, lo finisco e poi ne provo un altro. Quindi di sera questa cosa non mi piace. Allora, cioè di giorno questa cosa non mi piace, di sera sì. Allora, parliamo del mascara. Il mascara si presenta in modo troppo liquido. Ormai lo utilizzo, non mi ricordo, ma sarà quasi un mesetto. Ed è ancora facile sporcarsi la palpebra. Voi andate a metterlo e vi macchiate, a parte sotto la rima. Poi macchiate la zona vicinissima alle ciglia e se malauguratamente chiudete l'occhio, vi macchiate prima che si secchi, vi macchiate anche qua. Si asciuga in un tempo troppo lungo, veramente le ciglia dopo 5 minuti sono ancora bagnate. Mi si è andata a toccare e vi sporcate le mani. Questa cosa non facilita la seconda stesura, dovete aspettare almeno 10 minuti per provare a dare una seconda mano di mascara per dare un effetto un pochino più folto alle ciglia e a tirarle su. Questi sono i lati negativi. Come lati positivi posso dire che effettivamente è molto curativo. Prima di comprare questo, cioè quando ho comprato questo volevo comprare anche quello trasparente che avevo già acquistato una volta, non mi ricordo neanche di che marca è. Perché iniziavo a notare un'altra volta che ogni volta che mi struccavo lasciavo sul batuffolo delle ciglia, questa cosa mi terrorizza alquanto. Quindi non l'avevo trovato, ho fatto vabbè, appena posso lo ricompro, ma ho notato che da quando utilizzo questo mascara questa cosa non mi capita più, quindi come effetto curativo mi piace, ma come mascara in sé no, perché le ciglia me le lascio a ciuffetti, mi macchio, questa cosa mi rompe un attimo. Comunque, quindi è un 50 e 50. Shampoo della Lena della linea Capel Venere, la bellezza dei capelli. Io ho un sample. Questo è il programma protettivo e ristrutturante per capelli trattati con mesh decolorati o tinti e permanenti all'olio di jojoba o jojoba, non lo so. Babasu. Ristrutturante speciale per doppie punte. Allora, questo dovrebbe essere alquanto verde, se non erro. No, non è verde. No, non è verde. Comunque, questo è un tipo di shampoo che non produce schiuma, quindi non vi aspettate che lo mettete nei capelli e voilà, vi trovate la capigliatura bianca. No, non produce schiuma,
E come l'altro, perché avevo un altro sample sempre di questa linea, ho trovato che i capelli si sporcano più rapidamente. L'unica cosa positiva del poi il trattamento in sé è che quando l'ho usato, sento i miei capelli nella parte finale che è il crespo e quindi la sensazione di doppie punte, non so, non credo che l'abbia curato, comunque. Anche a spulciare il capello se ne vedevano di meno, quello alla fine ha bisogno di nutrizione. Avendo l'olio di jojoba o jojoba, non lo so, aiuta a nutrire il capello e quindi la doppia punta si crea di meno e quelle più piccole vengono comunque si vanno a curare un attimo. Però non mi piace perché non lava bene. Sempre della Elan. Crema gel idratante e riequilibrante per pelli miste e normali. Ah, che bello odore che lascia. Allora, con questa crema mi sono trovata divinamente. Ah, è molto leggera, essendo una crema gel, è molto leggera, facile da applicare. Si assorbe rapidamente e quindi non ci si sente la pelle con la crema ancora addosso dopo poco che uno l'ha messa. Quindi è buona anche se uno subito dopo si trucca, non si sente quella sensazione. Metti questa, metti il fondotinta col mascherone sul viso, lo senti pesante il viso. Quindi su questo mi è piaciuto. Ho sentito veramente la pelle idratata per tante ore. Qua dice da mattina a sera, non voglio dire da mattina a sera, però. Veramente per mezza giornata e più, tipo io la metto la mattina ovviamente, alle 6 io la sentivo ancora che non avevo bisogno ancora di crema addosso, mi è piaciuta. Aiuta a minimizzare le zone lucide per tutta la giornata, cioè finché uno non avrebbe bisogno di ridratare la pelle. Io vedevo allo specchio che anche dopo 3-4 ore io avevo ancora la zona T. Non grassa, non unta, anche dopo 6-7 ore. Questa mi è piaciuta. Poi, sempre della stessa linea, quindi dell'Elan crema gel all'argilla bianca, sebo regolatrice, antilucido, opacizzante, oil free, oli essenziali di limone. Questo che cosa c'aveva? Scusate, mi sono dimenticata. Amames, ratania, rosa pallida, povera Rosellina. Olio di mandorle dolci, rosa moschita, vitamine B5, C ed E. Invece questa oli essenziali, questa per pelli grasse e impure, oli essenziali di limone, bardana, cannella, lapacio, zenzero e vitamine E. Allora, questa crema è una di quelle creme molto leggera perché anche questa è una crema gel, però che come posso spiegare? Elimina completamente ogni tipo di grasso che avete sulla faccia. Cioè, sentite la pelle senza il naturale riequilibrio dei grassi normali. Credo che sia eccessiva per il mio tipo di pelle, perché non sono una pelle grassa a parte nella zona T, quindi sono una pelle mista. Però sono una pelle impure, su questo l'ho notato, quando quei 2 giorni che ho utilizzato questa crema mi stava spuntando un ennesimo brufoletto. Questo brufoletto non ha mai visto la luce del sole, è morto letteralmente, mi è dispiaciuto, non è vero. E quindi su questo mi piace, è molto purificante, veramente lo sentivo, sapete quando sta, ecco, domani sicuro esce e non è uscito, questa cosa mi è piaciuta. Ultimo prodotto. Della Bottega Verde, crema per il corpo avvolgente alla vaniglia, un'edizione limitata che ora è in commercio. Questa crema ha un bellissimo odore di vaniglia, proprio buono, delicato, persistente, però non mi piace perché non idrata. La prima volta che l'ho utilizzato avevo fatto uno scrub con olio e zucchero, quindi avevo comunque la pelle già nutrita di per sé perché avevo usato l'olio per fare lo scrub. Di solito quando faccio lo scrub non utilizzo neanche la crema, lo scrub con l'olio,
perché mi sento la pelle già bella idratata, poi di solito lo faccio la sera e me ne vado a dormire, non ci sono problemi. Invece ho fatto, boh, proviamo. Io sentivo la mia pelle che aveva bisogno ancora di... non lo so. Anche poi la seconda volta che l'ho utilizzato senza lo scrub, quindi fatta la doccia, mi sentivo la pelle un po' tirata e non mi è piaciuto. Ok, non so tra i vari tagli che devo fare quanto sarà lungo questo video, spero che non sia troppo lungo. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio. Ai, ho sbattuto l'anello sul tavolino. Vabbè, ci sentiamo, ci vediamo nel prossimo video. Vi mando un grosso bacio, già ve l'ho detto. Un abbraccio. Comunque, in gamba. Ciao ciao, ci vediamo la prossima volta.